Un torneo di calcio con tutte le più importanti squadre calabresi, un convegno sulla sicurezza stradale e la partita del cuore con la squadra nazionale degli artisti TV. Tutto questo per ricordare il lupo Francesco Zerbi, il giovane calciatore calabrese morto a 34 anni a seguito di un tragico incidente sulla Ionio Tirreno, la strada nota come quella della morte. Ad organizzare l'evento i suoi amici che dopo il tragico incidente che gli è costato la vita hanno deciso di fondare un'associazione, gli Amici del Lupo, che si occupa sin dalla sua nascita di sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza stradale. Ma non potevamo che scegliere il calcio, abbiamo scelto il calcio ma abbiamo scelto anche i giovani, perché i giovani sono quelli che rappresentano, passatemi il termine, la purezza dello sport, quello che ancora non vanno a pensare altro se non a divertirsi e a giocare per divertirsi. Quindi Francesco era questo e noi abbiamo pensato di fare questo. Inizierà il 13 maggio con questo bellissimo torneo degli avi regionali, che saranno coinvolte 16 squadre di tutta la provincia di Reggio Calabria, e si chiuderà poi il 30 con la finale, primo e secondo posto e terzo e quarto posto. Questo per quanto riguarda diciamo la parte sportiva. Poi, come hai detto tu, c'è anche la sensibilizzazione, quindi il 29 maggio all'auditorium comunale faremo un bellissimo convegno sulla sicurezza stradale dal titolo Io guardo avanti, per invitare i ragazzi a non utilizzare il cellulare alla guida, ma non solo il cellulare, oggi i tablet o anche guardiamo le persone guidare la macchina e leggere il giornale. Quindi vogliamo metterli davanti a quello che è la pericolosità e il rischio che si ha ad abbassare lo sguardo in quei 10-15 secondi mettendosi alla guida. Quindi questo è lo scopo della nostra manifestazione, e viene a ricordare Francesco che il 30 maggio sarà un anno dalla sua scomparsa. L'evento avrà il via il 13 maggio e si concluderà il 31 e coinvolgerà la città di Polistena, cara a Francesco, ed è proprio a lui che l'amministrazione comunale ha deciso di intitolare il campo di calcio. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'AIVIS, che è l'Associazione Nazionale Vittime e Infortuni della Strada, in parte, e l'altra parte sarà devoluta sotto forma di borsa di studio ai figli di Francesco Zerbi.